Buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa della Malloni Basket, dove presenteremo la campagna abbonamenti 2018-2019. Il primo ringraziamento va alla proprietà Malloni, che ci ospita ancora una volta qui, come abbiamo fatto l'anno scorso alla vigilia della prima giornata di campionato. Un grazie va alla stampa intervenuta, un grazie all'amministrazione comunale che ci è sempre vicino, oggi qui rappresentata dall'assessore allo sport Elena Murri. Il presidente poi nel dettaglio vi svelerà quelle che sono un po' le differenze rispetto all'anno scorso per quanto riguarda la campagna abbonamenti. Io prima di passargli la parola, cito solo alcuni numeri, semplici ma rappresentativi. Questa società, quest'anno festeggia il suo 65esimo anno di vita. Da oltre 30 anni partecipa ininterrottamente a campionati nazionali tra Serie C e Serie B. Per il sesto anno consecutivo, partecipa a quello che è il terzo campionato nazionale, italiano, ovvero la Serie B. Ma la cosa più importante, il numero più importante, quello che ci sta più a cuore, che ci rende orgogliosi e fieri, è il nostro codice di affiliazione 000338, il codice della prima e unica affiliazione di questa società. Questo testimonia che dal 1° luglio 1953 questa società ha avuto, sì, per carità, difficoltà come l'hanno avute tutte le altre, ma è ancora in vita, è ancora la stessa, e questo significa che a Porto Sant'Elpidio il basket lo ha fatto sempre gente seria. Io ho concluso la mia parte, passo subito la parola al presidente che andrà appunto nel dettaglio e ci spiegherà le novità della campagna abbonamenti di quest'anno. Bene, intanto buongiorno a tutti, grazie di essere venuti qui. E la prima cosa, un ringraziamento a chi ci ospita in una delle location più belle in cui noi possiamo fare cose di questo tipo, e un grazie perché per il terzo anno consecutivo ci è vicino e ci fa da sponsor principale in un periodo in cui investire nello sport è sicuramente difficile e complicato, e è doveroso ringraziare chi ci accompagna in maniera così concreta, e nel ringraziare lui ringrazio anche tutte le altre persone che ci sono vicine da anni e anche i più nuovi, perché comunque ci danno la possibilità di poi dopo far diventare concreti i numeri che Marco vi ha elencati nelle difficoltà. È vero, ma da 60 anni questa società si impegna nel mondo dello sport e io dico pure con risultati tutto sommato anche importanti. Saluto il neo assessore allo sport in rappresentanza dell'amministrazione comunale, che come ogni anno ci sostiene e ci avvicina, e ringrazio il sindaco per l'affetto che ci ha dimostrato da sempre, da quando si è insediato, e spero che la collaborazione e, diciamo così, la vicinanza dimostrata negli anni passati ci sia anche per quest'anno. Saluto la squadra, cioè siamo qui con la squadra. Prima di, diciamo, di dire due parole sulla campagna abbonamenti, permettetemi di salutare il ritorno alla guida della squadra del coach Marco Schiavi, che dopo 2 anni, dopo averci lasciato 2 anni fa, quest'anno ritorna, il ritorno a casa sua, di un amico non solo del presidente, ma di tutta questa società. Graditissimo ritorno. Non parlo dei giocatori perché domani faremo la presentazione della squadra e poi io ancora non li conosco bene, c'è il direttore sportivo, se dopo gli volete fare qualche domanda la farete a lui. Quello che mi preme sottolineare è che una società che ha così bella storia, che ha così seguito, spesso nei numeri, anche se al palazzetto la cenda ci stanno, o soprattutto degli abbonamenti, non riesce a trovare invece
dei risultati all'altezza di quello che intende proporsi. Per questo quest'anno abbiamo fatto una campagna abbonamenti, lanciamo una campagna abbonamenti particolarmente vantaggiosa, con la speranza che poi questi siano sottoscritti. Diciamo che l'abbonamento intero ci avrà un costo di 50 euro per 14 partite e tenendo conto che il prezzo del biglietto per una singola partita è di 8 euro, il risparmio è già evidente. Ma non contenti di questo, abbiamo anche lanciato un abbonamento speciale per la famiglia da vendersi a coppia al prezzo di 40 euro ognuno. Chiaramente ne devono comprare due, marito e moglie o chi per loro, insomma, diciamo così, ma in coppia due alla volta, per un ulteriore 20% di risparmio sul costo, diciamo così, per venire a vedere lo spettacolo che i ragazzi offriranno al Palasport. Questo per cercare di incentivare la fidelizzazione dei tifosi. Chi fa un abbonamento comunque dimostra un attaccamento alla società, al gioco del basket, allo spettacolo che offriamo, e ci avremo la loro presenza al Palasport garantita. Diciamo, per quello che riguarda gli abbonamenti, sottolineo soltanto che per 14 gare, perché noi ci riserviamo come ogni anno una gara che sarà la giornata bianco-azzurra in cui tutti pagheranno il prezzo intero del biglietto come dimostrazione di affetto nei confronti di questa società, e quindi le gare in casa che dovrebbero essere 15 sono solo 14. Vabbè, prezzo ridotto del biglietto riservato ai ragazzi tra 14 e 17 anni è del tutto, diciamo, marginale, lo facciamo come ogni anno, sotto a 14 anni non paga nessuno. Che cosa ci auguriamo noi con queste scelte che sono, diciamo così, di evidente passo in avanti nei confronti della tifoseria sull'ottica di far spendere il meno possibile? Che a sottoscrivere gli abbonamenti siano parecchie persone, che al Palasport a sostenerci ci vengano parecchie persone, perché questi ragazzi e io come presidente si augurano che il pubblico sia il famoso sesto uomo in campo. Quest'anno abbiamo allestito una squadra anche abbastanza giovane, quindi più di qualche altra volta ci abbiamo bisogno di una presenza di un pubblico caloroso, che abbiamo, non che non venga mai nessuno a vedere la partita. Se quest'anno però, grazie anche a questa scelta di una campagna abbonamenti così favorevole, avessimo qualcuno in più e anche un po' più caloroso, la cosa sicuramente non ci dispiacerebbe. Io direi che per quello che riguarda l'argomento di questa mattina è bene che chiudo qui, insomma, anche per non dilungarmi troppo. E Marco, passo la parola all'assessore, ci vuole fare un saluto. Grazie, buongiorno a tutti. Io ringrazio dell'invito e vi porto i saluti del sindaco, che oggi non è qui per altri appuntamenti. Porto i saluti anche di tutta l'amministrazione. So che negli anni passati, perché io sono, se no, due mesi che ho in carica, insomma, ho preso questa carica, l'amministrazione è sempre stata vicina. Io oggi mi appresto a conoscere una realtà che, non lo dico, cioè non mi vergogno a dirlo, non mi apparteneva completamente. Sono un ex agonista, lo sport l'ho sempre seguito, non sono stata però una ecco, che magari avrebbe in passato comprato un abbonamento. Io oggi lo dico perché non lo farò, sarò io anche la prima che vorrò acquistare un abbonamento, proprio per dare un segnale, perché questa è una società, lo ricordiamo, 1953. Significa che ha una storia non soltanto a livello, diciamo, di gioco, ma anche è stato fatto un gioco di squadra anche con il comune di Porto Sant'Elpidio, nel senso che questa è una squadra che ha portato il nome della nostra città ad alti livelli, e questo lo possiamo dire perché sono, se non erro, perché ho studiato, 6 anni ormai che siete in Serie B. Quindi significa che le cose hanno iniziato a prendere una piega buona, e soprattutto ci auguriamo che sia sempre ancora meglio. E detto questo, poi siete anche una realtà che ha dei giocatori di Porto Sant'Elpidio, uno staff che è di Porto Sant'Elpidio, quindi è qualcosa che
Ecco, Porto Empedocle è a 360 gradi sempre e comunque, quindi come città dobbiamo dare anche noi un grande supporto a questa squadra e ai giocatori. E poi in ultimo siete anche una squadra che è vicina al sociale, collaborate con Admo e con Avis, quindi vi impegnate oltre che allo sport anche per questo aspetto. Quindi io faccio anche i miei in bocca al lupo e abbonatevi anche voi, insomma. In aggiunta a quello che ha detto il Presidente, che è stato come sempre, sempre esaustivo, direi che il discorso degli abbonamenti parte un pochino più da lontano. Stiamo facendo un discorso di consolidamento della società e un miglioramento, diciamo così, del nostro rapporto con la nostra società satellite che è lo Sporting. Miglioramento della società significa cercare di allargare e oggi abbiamo la presenza di un nuovo dirigente che si è avvicinato a noi e quindi far capire alla città che stiamo cercando anche di trovare nuove risorse, nuovo entusiasmo per andare avanti, perché dopo 65 anni dobbiamo cercare di portare avanti il progetto che qualcuno prima di noi ha portato in maniera egregia. Quindi noi abbiamo questa responsabilità, secondo me, ed è una cosa che ci caratterizza, secondo me, in maniera molto ben definita. Siamo diversi. Noi guardiamo molto l'aspetto relazionale, l'aspetto umano. Io ne faccio anche un cavallo di battaglia nel mio lavoro. Credo che al di là del lato sportivo ci sono dei valori e dei principi che noi rappresentiamo e che vogliamo portare avanti. Quindi da un lato il discorso del marketing, fra virgolette, societario, quindi con l'apertura verso nuovi dirigenti che ci danno possibilità di aumentare anche le entrate, da un altro lato un'apertura verso la cittadinanza, verso la tifoseria, in modo tale che più persone vengono al palazzetto a prezzi veramente popolari. Quindi è un anno importante per noi, perché appunto c'è questo consolidamento con il settore giovanile e nello stesso tempo un'apertura verso i tifosi. Speriamo che questa venga recepito in un paese che, come tanti paesi, ci sono sempre tante persone che parlano, tante persone che vogliono. E ripeto, l'aspetto sportivo, secondo me, non è importante, ma è secondario in questo momento. Ora, senza allungarmi sul discorso campagna abbonamento, se volete farmi delle domande che sono già state concordate, prego. Anzi, tra l'altro ringrazio Aaron della presenza, fa molto piacere che sia qua insieme a Marco Pagliariccio e a Kelly Uvalè, Aaron in particolare per il lavoro che svolge anche nella città di Palermo. Complimenti. Prego, quindi, se volete farmi le domande, poi dopo rispondiamo a secondo chi è il deputato alla risposta. Stavo scherzando. Potete fare quelle domande che volete, sui giocatori, sulla squadra a largo raggio. Sì, una sugli abbonamenti e una sulla parte sportiva, diciamo. Sugli abbonamenti, si è parlato di numeri, se vi siete dati un obiettivo numerico, quindi da raggiungere, e ovviamente sulla squadra qual è l'obiettivo stagionale? Rispondo io, penso, no? Per quanto riguarda il numero di abbonamenti, sicuramente quello di migliorare quello dell'anno precedente. non è uno step, diciamo, impossibile. Allora, bisogna specificare una cosa per onor di cronaca. Gli abbonamenti non sono stati fatti per mancanza di vicinanza, ma perché ci sono delle diciamo così, privilegi per chi compra un biglietto della partita, perché ci sono delle scontistiche poi per andare al supermercato Conad con una spesa. Quindi molte persone fanno dei conteggi e automaticamente preferiscono venire alla partita la domenica per poter poi usufruire di questa scontistica. Logicamente il numero degli abbonati è stato esiguo, nonostante che a Palazzetto abbiamo sempre una media di 500, 600, 700 persone, di media, quindi con picchi anche di 1000 persone. Quest'anno puntiamo invece a un coinvolgimento maggiore con il settore giovanile, con lo Sporting, con i responsabili del settore giovanile, che è anche il nostro vice allenatore, che è Gianluca Pizzi. Quindi abbiamo migliorato e stretto la collaborazione e questo deve far sì che sia quasi, non dico una cosa quasi obbligatoria, ma fondamentalmente un aiuto a una società che di sacrifici ne fa tanti
e stiamo in un luogo dove lo sponsor principale ci sta dando una mano in maniera importantissima. Quindi diciamo, l'abbonamento deve essere visto quasi come un aiuto sociale, fra virgolette, indipendentemente poi dal numero che si arriverà. La seconda domanda, Marco, mi dicevi? Migliorare quello dell'anno scorso? No, gli obiettivi dello sportivo, allora, seriamente è sempre difficile porci degli obiettivi. Come avete visto e come vedrete domani alla presentazione che verrà in via Cesare Battisti nel Basket Day, la squadra è composta da 5 senior e 5 under più altri under del settore giovanile, quindi è completamente diversa rispetto all'anno scorso per 8 decimi. È una squadra, come ha detto il Presidente, relativamente giovane ed è stata costruita con un mix appunto che possa dare risalto anche a giovani locali. Questo che significa? Significa che in un contesto come la Serie B, un campionato importante, il terzo campionato nazionale, bisogna vedere anche cosa fanno le altre squadre. Quindi sicuramente l'obiettivo principale, senza nasconderci, è quello di un campionato tranquillo. Poi dopo, se può venire qualcosa di meglio, ben venga, ma fondamentalmente la cosa importante è che ci divertiamo, facciamo divertire le persone e riusciamo a far crescere qualche ragazzo locale. Visto che c'aveva il microfono in mano, approfitto. Allora, mi sono giunte voci un po' così non ufficiali che l'avrebbero vista quest'estate essere corteggiata da qualche altra squadra, da qualche altra società. C'è qualcosa di vero oppure sono soltanto voci? Diciamo che sono diversi anni che giungono queste voci, quindi non è soltanto quest'estate ma anche qualche stagione passata. Questo mi fa enormemente piacere. Ci sono stati soltanto dei, diciamo così, dei colloqui molto amichevoli, più che come direttore sportivo o general manager, chiamiamolo come volete, soprattutto come consulente, diciamo, per capire un po' come organizzare una società, come migliorare da un punto di vista tecnico, come migliorare l'organigramma. E questo sinceramente mi ha fatto molto piacere. Però, come ho detto a questa società e alle altre società con le quali in passato ho collaborato, io sono nato a Porto Sant'Elpidio, sono 100% Porto Sant'Elpidio, quindi ci vuole proprio che questa società mi caccia per andare via, altrimenti credo che sono legato, credo a vita per loro, anche perché giustamente mi pagano, quindi sono legato con loro a vita. Adesso, a parte gli scherzi, mi fa enormemente piacere questo discorso. Però è rimasto soltanto un pur parler, soprattutto un discorso quasi di consulenza esterna, chiamiamolo così. Il programma più o meno, so che sono amichevoli nelle prossime settimane, il programma più generale, visto che... Sì, allora su questo il programma poi ci penserà Biagetti, magari a mandarti l'elenco delle amichevoli che sono da qui fino a fine settembre, sono abbastanza già definite. Oggi pomeriggio andiamo a Civitanova alle ore 18. Abbiamo fatto una martedì scorso a Senigallia e poi dopo, via discorrendo, andremo Giulianova, Civitanova, ritorno, Ancona. Quindi abbiamo già un programma fitto e ben delineato. Se volete farmi poi delle domande, o meglio, sull'allenatore, penso che sarà lui quello che dovrà parlare sui giocatori, o sui giocatori che abbiamo preso, su questo rispondo ben volentieri perché sono tante belle facce, no? Soprattutto abbiamo fatto, anticipo una cosa, abbiamo fatto una squadra multietnica quest'anno. Abbiamo persone che vengono dalla Toscana, persone che vengono dalla Croazia, persone che vengono da Montenegro e non ultimo persone che vengono dalla Falerienza. Quindi che è Diego Torresi in primis, no? Quindi se volete fare qualche domanda a questo punto anche più tecnica, perché poi domani non ci sarà l'occasione. Esatto, domani non ci sarà l'occasione perché presenteremo uno a uno tutto lo staff. Anzi, Marino, se vuoi salutare oggi che domani non ci sei, magari è il nostro fisioterapista numero uno. Prego, qualche domanda all'allenatore, se alza gli porto pure il microfono io volentieri, Non ci arriva il filo qua. Dai. Se no diventa un... parlo solo io. In piedi sei qui. Pronto. Secondo ritorno.
ma diciamo anche il terzo. No, stai. Anche il terzo è il settimo anno, iniziamo il settimo anno, intervallati, per me devo dire che è un motivo di grande orgoglio, perché 7 anni in una società, anche ripeto, se intervallati, non sono cose che capitano spesso. Io perciò quando è arrivata la chiamata di Sant'Elpidio per un altro ritorno, ho sempre paura che sia l'anno, no? Di solito a Sant'Elpidio, se sono qui per la settima volta, vuol dire che c'è apprezzamento per il lavoro e soprattutto spero per la persona. Però a volte la persona viene in secondo piano, perché un allenatore deve fare bene il suo lavoro e deve ottenere e raggiungere gli obiettivi della società. Allora ho sempre, questo però fa parte del mestiere, speriamo di no, speriamo di far bene anche quest'anno. Io sono molto fiducioso, molto contento di come abbiamo impostato la squadra, molto contento di lavorare con i giovani, perché ho sempre lavorato con i giovani, anche l'anno scorso a Perugia forse eravamo ancora più ragazzini, non mi spaventa affatto questo, abbiamo cercato di integrare questa gioventù con l'esperienza e soprattutto anche con la validità tecnica di qualche elemento. È chiaro che dovremo essere un pochino supportati dalla fortuna, che occorre sempre in una squadra nell'arco di un campionato, perché insomma, ecco, abbiamo tantissimi giovani da mettere in campo, però dobbiamo anche essere fortunati affinché i punti di riferimento siano sempre in campo, ecco, tutto qui. Tecnicamente che squadra vedremo? Io spero di fare quello che ho sempre fatto, a seconda del direttore sportivo, di qualche altro, di vedere una squadra che giochi bene in attacco. Di solito mi è sempre riuscito, speriamo di farlo anche quest'anno, perciò di riuscire a divertire, ma soprattutto anche di una squadra, visto che l'età media è molto bassa, una squadra che naturalmente in difesa ci dia e morda tanto, perché per me è la cosa fondamentale. Direi che basta, no? Aggiungo una cosa, prego, grazie coach. Credo che abbiamo fatto una squadra che rispecchia molto il territorio, cioè significa questo che, tornando al discorso della serietà e della lungimiranza della società, noi facciamo sempre dei progetti che non sono mai più lunghi della nostra gamba. Quando dico rispecchia il territorio significa che è inutile nasconderlo che stiamo vivendo un periodo comunque di crisi economica e quindi le aziende, anche più piccoline, stanno in difficoltà. Questo significa un restringimento anche da parte del budget e automaticamente una valorizzazione che dobbiamo apportare appunto al territorio. Quando dicevo prima abbiamo fatto una squadra composta da un mix 5 senior, 5 under, con l'aiuto del settore giovanile, significa che proprio speriamo di trovare delle risorse interne che sono a posto i nostri ragazzi, quelli del luogo, che uniti a una, diciamo così, esperienza da persone che vengono da fuori riescono a creare un mix che sia vincente. Sono sempre fautore del fatto che la tecnica, il talento sicuramente aiutano, ma non sono le cose principali. Come nella realtà, diciamo così, professionale, l'entusiasmo, la motivazione, il fatto di creare un gruppo, ed ecco qua che torna il discorso delle relazioni, ha l'aspetto determinante. Non è importante il giocatore singolo forte, ma il discorso del gruppo. E la pallacanestro ne è l'esempio lampante. Quindi se riusciamo a creare questo mix e questo gruppo che comunque si trova d'accordo, va d'accordo tecnicamente, ma non solo, ma dal punto di vista delle motivazioni, secondo me possiamo far bene, altrimenti sarà da lottare su ogni campo. Questo è fuori discussione. Però ecco, rispetto agli anni precedenti, il nostro progetto è un progetto che rispecchia quello che c'ha e che offre il territorio. Vorrei far, Presidente, finisce lei? No, che altro mi vuoi far dire? Il filmmaker può fare una domanda. Come no? A chi innanzitutto? Se mi vogliono fare una domanda rispondo, se no. No, io vorrei fare tutto, vorrei salutare il coach Schiavi, bentornato
questa splendida squadra. Vorrei fare una domanda al vice allenatore, una persona simpaticissima. Vieni Gianluca, vieni. È il nostro responsabile del settore giovanile. Responsabile del settore giovanile, è giusto che anche lui... Mi devi un favore dopo. Prima di tutto ti volevo chiedere benvenuto. Grazie. Certo. Come ti trovi e come ti senti a seguire un grande coach come Marco? Allora, la premessa che facciamo è questa, che io sono molto molto avvantaggiato perché Marco per me non è solo il mio capo allenatore, ma Marco a me mi ha allenato, possiamo dirlo quando? Nel 1997 nei cadetti nazionali della San Giorgese Basket, quindi lui mi ha un po' cresciuto e per me è come fosse un secondo papà. I rapporti con lui non è che sono ottimi, sono più che ottimi, lui ha grande stima di me, io ho grande stima di lui, mi lascia molto, molto spazio, io sono molto motivato e è un'esperienza molto, molto bella, ma soprattutto perché, come ha detto il direttore Pallotti, il presidente, fa parte di un percorso, di un progetto iniziato tanti anni fa, nel 2013, quando lo Sporting insieme a Porto Sant'Elpidio Basket hanno investito sulla mia persona, diciamo che nel giro di 5 anni i risultati sono questi, ecco, quindi è frutto di programmazione nel tempo, quindi io sono contento, onorato di poter lavorare qui e della fiducia che mi è stata data da tanti anni, ecco, quindi grazie alla società e sono contento, ecco. Vorrei chiamare qui al tavolo Diego Torresi per... Potevi anche evitare questa, eh? Vabbè. Quello della Falerienza. Grande Ni. Lontano se non rientra in quadratura. Tu anziani ormai della squadra, cosa si prova a giocare con nuovi giocatori? Cosa si prova se stessa a lasciare i vecchi amici, i vecchi compagni? Bello. Funziona? No. Allora, vecchi compagni, sembra che non ci si sente, non ci si vede, stiamo ancora negli anni Ottanta, no? No, sono rimasto in contatto con la maggior parte, di loro. E vabbè, questa è la balla canestro, ogni anno è come una ruota, ogni anno cambiano giocatori, ci stanno facce nuove, ci stanno nuovi ragazzi, nuove motivazioni, nuovi obiettivi. E ti dico, quest'anno la situazione è molto molto positiva, nel senso che ci stanno tutti i ragazzi che sono di qua a Porto Sant'Elpidio perché hanno voglia di lanciarsi, hanno voglia di dimostrare quello che valgono e di conseguenza c'è molto affiatamento. Adesso dalle prime settimane di lavoro con Marco, con l'allenatore, abbiamo visto che ci sta una grossa volontà, di far gruppo, di far squadra, perché abbiamo capito tutti che, come ha detto prima Marco, non si arriva molto lontano soltanto con l'individualità ma con la forza del gruppo. Di conseguenza posso dirti che secondo me i presupposti ci sono e la volontà pure per fare bene. Se vuoi posso far fare una domanda io a un giocatore, magari, no? Tipo una scelta posso fare. Armin, vieni qua un attimo. Dai. Com'è? Va bene. Se devi fare allora fate una domanda a voi a qualche giocatore e poi terminiamo la conferenza stampa. Ma a Marco, a Diego o qualcun altro, qualche pronostico sul girone? Chi vede delle squadre in prima fila? Cosa c'è da aspettarsi? Aspettiamo il warm up prima. Ah. Warm up e vediamo, poi decidiamo. Parla forte. La candidata numero uno, ecco. Poi dietro ci sono tante altre buonissime squadre, Miscegli, Chieti, Civitano la stessa, adesso magari un'altra distruggia, però insomma com'è? Ancona di quest'estate. Ha detto 10-12 alla fine. E noi stiamo sulla seconda fascia. Le stanze verdi, insomma, sia quella.
Aggiungo sempre che ogni anno ormai c'è sempre una sorpresa che viene fuori sempre dalla Serie C, che comunque è già rodata a vincere, quindi ogni anno dai pronostici c'è sempre qualcuno che dalle seconde file, diciamo così, va sempre. Però il discorso che ha detto Marco su San Severo e Chieti credo fuori discussione. Se non ci sono altre domande passo la parola al nostro ufficio stampa Marco Biagetti. Io prima di concludere solo qualche informazione più che altro organizzativa. Prima parlavamo di un movimento ampio, grande e volevo un attimino ricordare quelle che sono le formazioni che avremo quest'anno oltre alla Serie B. Come sempre ci sarà a Porto Sant'Elpidio il campionato di promozione con la Falerienze Basket. La novità di quest'anno è la Serie D che torna dopo diversi anni di assenza e Serie D che verrà fatta sotto la denominazione dello Sporting. E poi una grande novità, una novità degli ultimi giorni, una cosa che abbiamo deciso di fare con tanto entusiasmo è l'iscrizione al campionato CSI. C'è un gruppo di ragazzi a Porto Sant'Elpidio che di circa una ventina di unità che appunto ama ancora giocare a basket seppur non sotto le regole della Federazione Italiana Pallacanestro, ci ha chiesto di iscriverci al campionato CSI, abbiamo accettato davvero con tanto entusiasmo, quindi probabilmente domani alla presentazione ci sarà anche questo nuovo gruppo che è quasi totalmente costituito da ex giocatori del Porto Sant'Elpidio Basket, dello Sporting, o comunque un gruppo quasi al 100%, sì, è un po' una WISP del basket, chiamiamola, composta appunto da tutti i ragazzi di Porto Sant'Elpidio. E questa è una cosa che ci fa davvero tanto piacere perché fa capire davvero ancora una volta, e questa è un po' la città del basket.